L'intera vicenda nacque, crebbe e maturò come un ascesso, fino a portare a quella tragica conclusione, a partire da quanto accadde venerdì 6 ottobre al secondo piano della Midwich High School, nell'area dove risiedevano i laboratori di scienze e di biologia. Erano circa le 10 e le Converse di Todd Singer cigolavano a ogni passo del ragazzo, mentre questi attraversava con incedere molleggiato il corridoio, le mani affondate nella felpa con il simbolo della casata Stark stampato sopra. Incastrata tra il braccio sinistro e l'ascella, teneva una cartella di plastica che custodiva una relazione sull'ultimo esperimento svoltosi in laboratorio. Era in ritardo con la consegna, ed era quasi certo che il professor Bowden non avrebbe perso l'occasione per farglielo notare. Raggiunse il fondo del corridoio ed entrò nel laboratorio, un ampio locale occupato da diverse file di banconi foderati da piastrelline giallastre, con i muri ricoperti di poster e cartelloni illustrativi, vetrine stipate di esemplari imbalsamati o a mollo nella formalina, modellini anatomici umani e animali, armadi pieni di sostanze chimiche e vetreria, acquari e terrari di vario genere, dove gli studenti allevavano rane o pesci. La prima cosa che colpì lo sguardo di Todd fu la signorina Basil, assistente del professor Bowden, che pareva voler diventare un tutt'uno con il muro, pigiata in un angolo, il viso così pallido che sembrava di ricotta, gli occhi grandi di terrore puro. Seguendo quello sguardo allucinato, Todd notò che sul pavimento di linoleum, a circa un metro da dove i piedi della donna sussultavano, stava Benjamin, un esemplare di Lasiodora paraibana, in sostanza una tarantola del Brasile. Alla vista di quelle 8 zampe setolose e di quel paffuto addome pulsante, la pelle di Todd si raggrinzì per reazione istintiva, ma gli passò in fretta. Quando in casa sua si faceva vivo un ragno, cosa che mandava nel panico sua madre e le sue sorelle, era lui a occuparsene. Certo, Benjamin pesava quasi 100 grammi e misurava circa 20 centimetri, ma non poteva essere molto diverso dai ragni domestici, dopo tutto. Inoltre non poteva certo schiacciare la mascotte del laboratorio. Cauto, ma senza esitazione, Todd aggirò l'arachnide e si piegò sulle ginocchia, allungando la cartellina sottile in modo da farne scivolare il bordo sotto la bestiola. Quasi sapendo che non gli sarebbe stato fatto del male, Benjamin zampettò sulla cartellina, provocando un flebile ticchettio con le zampe. Ma non si fermò, raggiunse la mano con cui Todd reggeva la cartellina e vi montò sopra. Lì per lì lo studente provò di nuovo un brivido, ma forse più per via del solletico provocatogli dagli arti pelosi del ragno che per vero ribrezzo. Dal suo angolo la signorina Basil emise un tremulo sospiro angosciato, ma non si mosse. Lentamente, intanto, Todd aveva girato su se stesso, dirigendosi verso il terrario con il passo di un cameriere che trasporta un vassoio troppo carico. Con la coda dell'occhio individuò due ragazzi fermi sulla soglia del laboratorio, che lo fissavano con gli occhi sgranati di apprensione e ammirazione. Raggiunse il terrario. Come supponeva, qualcuno aveva accostato male il coperchio. Inserì la mano nella vasca e il ragno, docilmente, saltò sullo strato di torba irlandese. Richiuse il coperchio e si volse, sentendosi un po' come un prestigiatore al termine di un numero particolarmente d'effetto. La signorina Basil gli rivolse un sorriso grato, prima di scivolare al suolo priva di sensi. Todd non era mai stato popolare alla Midwich. Non aveva il fisico roccioso dei giocatori di football o un'altezza tale da garantirgli l'ingresso nella squadra di basket del liceo. Non stupiva la platea con meravigliosi modellini o reazioni chimiche al concorso scolastico della scienza. Non si distingueva per virtuosità canore o strumentali nel coro o nella banda. Era un opaco granello di sabbia nella grande spiaggia della scuola, un volto fra i tanti, senza pregi e senza difetti. Pertanto, quando la storia della tarantola venne diffusa dal celere tantam liceale, ne fu dapprima imbarazzato, poi stupito, infine inorgoglito. Ragazzi che prima non conosceva lo fermavano nel corridoio per chiedere come fossero andate le cose, e Todd amava raccontare la vicenda, osservando negli occhi altrui un misto di ammirazione, euforia e disgusto. In particolar modo le studentesse,
parevano sensibili alla vicenda. Todd immaginò, non senza una punta di rammarico, che entro una settimana l'intera faccenda si sarebbe esaurita, lasciando spazio a qualche successo scientifico da parte dei secchioni o qualche trionfo delle squadre sportive. Invece, la storia del suo eroico gesto non solo perdurò più a lungo, diventando uno degli argomenti più chiacchierati in assenza di eventi migliori, ma si arricchì di orpelli decisamente fantasiosi. Per esempio, circolò la voce secondo la quale Todd avrebbe rincorso la tarantola per un bel pezzo, prima di acciuffarla e metterla al sicuro nel terrario. Un altro pettegolezzo raccontava di come lo sgambettante arachnide peloso gli fosse entrato nel polsino della felpa, scorazzandogli sul corpo per buona misura. I più audaci giurarono che Todd fosse stato addirittura morsicato. Naturalmente il ragazzo venne subito a conoscenza di tali ricami ai fatti principali, ma dal canto suo non li negò, anzi, la versione del ragno che gli entrava nella felpa lo divertì a tal punto che lui stesso ne incentivò la diffusione. Quando, con tono allibito e ansioso, gli chiedevano cosa si provasse ad avere una tarantola brasiliana sotto gli abiti, Todd scrollava le spalle e, con aria da duro, affermava che faceva un solletico tremendo. Conscio che non avrebbe potuto attingere popolarità da quel fatto in eterno, Todd si organizzò per mantenersi sulla cresta di quella piacevole onda. Iniziò a dire che maneggiare ragni o insetti, a prescindere dalla grandezza, dal numero di arti e dal veleno, per lui non era mai stato un problema. Suo cugino allevava ogni genere di creatura, dai rettili agli scorpioni, e Todd era abituato a tenerli in mano dall'età di 6 anni. Tutte balle, ovviamente, ma nessuno poteva verificare. Le cose sembravano procedere nel modo giusto. Todd era fiero di sentirsi al centro dell'attenzione e alcuni alunni l'avevano soprannominato Tarantola Todd, un nomignolo che sembrava uscito dalle pagine di un fumetto di Stan Lee. Accanto al gruppo dei suoi adoratori, però, si formò anche una piccola pletora di detrattori e a capo di questi stava un certo Damian Baldwin, una delle pecore nere della scuola. Non che avesse mai attivamente fatto del male a nessuno, ma in una comunità piccola e religiosa come Midwich, uno come Damian rappresentava il peggio. Alto, magrissimo, sempre vestito di nero, con polsi ornati di bracciali borchiati, piedi infilati in voluminosi anfibi, capelli lunghi e discutibili opinioni su Dio, era un elemento sgradito a docenti e alunni. Fu Damian il primo a insinuare che non ci voleva chissà quale coraggio a maneggiare un ragno abituato a farsi prelevare quotidianamente dalla teca dal professor Bowden durante le lezioni di biologia. Inoltre non credeva minimamente che Todd avesse avuto abbastanza sangue freddo da lasciare che Benjamin gli zampettasse per tutto il corpo sotto la felpa, specie quando sia la signorina Basil che i due testimoni oculari avevano riferito che, semplicemente, aveva raccolto il ragno dal pavimento con una cartellina e riportato al terrario. A quelle insinuazioni, Todd si era sentito avvampare di imbarazzo e di rancore. Si stava crogiolando nel suo primo vero momento di gloria. Voleva che durasse più a lungo possibile, ma Damian rischiava di rovinare tutto. L'idea di aver fatto qualcosa che neanche il più agguerrito giocatore della squadra di football avrebbe osato fare lo esaltava troppo per rinunciarvi così presto. Fu per tale ragione che Todd affrontò Damian durante l'intervallo, mentre gli studenti bighellonavano nel cortile assolato e indorato dall'autunno. Damian presidiava il tronco del vecchio platano insieme ad altri suoi amici dark come lui. Piuttosto aggressivamente, Todd gli si accostò chiedendogli che cosa volesse che facesse per mostrargli che non aveva paura di niente. Voleva che maneggiasse Benjamin di nuovo? Che si infilasse sotto la camicia un centopiedi? Oppure che si riempisse i calzoni di lombrichi? In risposta, Damian l'aveva fissato con il suo cipiglio indolente. «Quella era roba da perdenti», affermò il ragazzo. «Se davvero avesse voluto mostrare di avere le palle, ci sarebbe stata solo una sfida con la quale poteva cimentarsi. Trascorrere una notte intera dentro la casa che sanguina». La famiglia di Todd Singer
si era trasferita a Midwich da appena un anno e mezzo, e quindi il ragazzo non conosceva ancora dettagliatamente il folklore locale. Quando Damien gli parlò della casa che sanguina, udì quel nome per la prima volta. L'edificio si trovava in Ash Tree Avenue, una zona periferica a sud-ovest di Midwich, circondata da terreni incolti. La terribile fama di quella casa esordì nel 1947. Una sera di aprile, la gente si affacciò alle finestre e alle porte che davano su Main Street, attirate da urla terribili che rimbombavano sulle facciate delle abitazioni. Videro un uomo che correva e incespicava, stravolto come se avesse appena incontrato il diavolo. Quel tipo si chiamava Jason Heber ed era il proprietario della casa di Ash Tree Avenue, dalla quale era giunto a rotta di collo. Alla gente preoccupata che gli si raccolse intorno, riferì in piena crisi isterica che sua moglie Magdalene si era impiccata, ma non prima di aver ucciso i loro tre figli. Quando lo sceriffo e il suo vice, che formavano l'organico delle striminzite forze dell'ordine di Midwich negli anni 40, raggiunsero casa Heber, ciò che videro al suo interno li fece letteralmente scappare via. Magdalene non si era limitata a uccidere i tre bambini, ma li aveva brutalmente fatti a pezzi, spargendone i brani per tutta la casa, imbrattando di sangue i corridoi in preda a un'estatica pazzia omicida, tracciando più volte la parola «traditore» con quel terribile inchiostro scarlatto. La trovarono appesa a una trave della stanza da letto, l'abito bianco imbrattato di schizzi cremisi, i piedi nudi che dondolavano sopra l'accetta con la quale aveva compiuto il massacro. La scintilla che aveva generato tale scempio era stata l'ennesima scappatella coniugale del marito, probabilmente unita a una latente depressione postparto. Logorata nello spirito dall'infedeltà di Jason, la donna aveva perso il lume della ragione, trasformandosi da madre amorevole in assassina senza pietà. Jason Haber non si riprese mai dallo shock. Affogò ricordi, dolore e sensi di colpa nell'alcol, fin quando, un anno dopo il fatto, fu trovato morto nella stessa stanza dove sua moglie si era tolta la vita, la nuca vaporizzata da un colpo di pistola. Da quel momento casa Heber, ribattezzata la casa che sanguina, accolse diversi proprietari, ma nessuno vi si stabilì per lunghi periodi. Nel corso degli anni strane storie si intrecciarono a proposito di quell'edificio triste e solitario. Racconti tetri di rumori notturni, di urla di bambini, di gemiti di donne e soprattutto di sangue che affiorava misteriosamente dalle pareti in complicate filigrane che componevano la parola «traditore». Gli ultimi proprietari abitarono casa Heber alla fine degli anni 90 e da allora la società immobiliare fallì ogni altro tentativo di metterla in vendita o in affitto, lasciando che gli elementi se ne impossessassero definitivamente. Quando la sepolcrale voce di Damien Baldwin terminò il racconto, Todd sentì un senso di freddo malgrado il sole e si sfregò le braccia per scacciare quei brividi. Facendo del suo meglio per non mostrare inquietudine, chiese a Damien quale fosse il punto. L'altro ragazzo, fissandolo da sotto la cortina di capelli lunghi, gli disse che per dimostrare di essere davvero un tipo con gli attributi, doveva trascorrere una notte nella casa che sanguina. Todd accettò. La sicurezza di Todd si erose man mano che il mattino si diluiva nel pomeriggio. Alla sera già provava un sentimento d'ansia così forte che perse l'appetito e si chiuse in camera, chiedendosi perché diavolo si fosse invischiato in quella storia. Trascorse la notte in bianco a pensare a un modo per uscirne senza risultare uno sfigato, ma da qualunque angolazione guardasse il problema non trovava via di scampo. Il suo unico conforto era quello che nessuno, a parte Damien e pochi altri, sapevano di quella sfida. Forse se avesse tergiversato e preso tempo, pure Damien avrebbe perso interesse e se ne sarebbe scordato. Purtroppo per lui, l'indomani scoprì che tutta la scuola sapeva della sua decisione di voler dormire nella casa dove Magdalene Haber aveva massacrato i figli a colpi d'accetta prima di togliersi la vita. Era stato Damien ad aver cura di spargere la voce.
Todd ebbe l'impressione di aver infilato la testa in un sottile cappio d'ansia che gli si era serrato intorno al collo, impedendogli di fuggire da quella situazione. Tornato a casa, fece subito ricerche online per accertarsi che la storia sanguinosa degli Heber fosse vera e non una panzana inventata dall'agente di Midwich. Con suo sconforto, scoprì che ogni particolare del delitto era realmente accaduto. Non solo. A quanto pareva, la casa che sanguina era stata inserita nella top 10 delle case più infestate della regione. Chi l'aveva abitata o visitata riportava di lamenti incorporei, di grida di ragazzini, di colpi di pistola, di una sostanza rossa che trasudava dai muri colando in rivoli maleodoranti, e persino dello spettro di Magdalene Haber che vagava armato di accetta. Era sul baratro della disperazione quando un'idea gli restituì il sollievo. Ma certo, come aveva fatto a non pensarci prima? Poteva semplicemente entrare in quella maledetta abitazione tenendo duro una o due ore e poi tornare a casa. Chi avrebbe potuto affermare che non ci fosse rimasto fino al mattino? Rincuorato, quando il giorno successivo incontrò Damien nel laboratorio di biologia, dove tutto quel carosello aveva avuto origine, gli disse che era pronto ad affrontare quella ridicola sfida. Per nulla impressionato dal suo atteggiamento spaccone, Damien si era limitato ad annuire, per poi aggiungere qualcosa che raggrumò il sangue di Todd in sostanza gelida e sciropposa. Per essere sicuro che non facesse il furbo e se la svignasse, l'avrebbe videochiamato più volte nel corso della notte. Todd percepì il cappio stringersi un altro po' intorno alla sua gola e distolse lo sguardo, puntandolo contro il terrario dove Benjamin zampettava pigramente. Pensò che, se avesse potuto tornare indietro nel tempo, l'avrebbe semplicemente spiaccicato sotto la scarpa. Raccontò ai genitori che avrebbe trascorso la notte a casa di un amico, cercando di confezionare un atteggiamento disinvolto e allegro, ma era come se un peso impedisse ai lati della sua bocca di curvarsi in un sorriso. Montò in bicicletta, procedendo con pedalate meste, la fronte corrucciata su pensieri pieni di rancore e ansia. Nel quarto d'ora che impiegò a raggiungere Hestry Avenue, la tenue luce del tramonto si era ridotta in un alone porpora, sul quale si stagliavano i rami spogli degli alberi. Era una giornata ventosa, con raffiche fredde che affondavano nelle colline con un ululato cupo e costante. Damien Baldwin e altri due ragazzi lo attendevano all'imboccatura della breve strada sterrata che si separava dalla carreggiata, sfilando tra gli arbusti tremanti fino alla casa che sanguina. Nessuno di loro parlò nei 5 minuti di cammino. La facciata della casa abbandonata mandava un fioco riverbero all'ultimo sole. Era stata ridipinta di una tinta giallina, ma i tentativi di ristrutturazione si stavano sgretolando, facendola apparire come un'anziana donna che tenta invano di celare la propria età con il trucco. Assi gonfiate dall'umidità, sulle quali avevano proliferato stirpi di funghi, tappavano malamente le finestre. Ma la porta pencolava dai cardini. Era una casa su 2 piani, meno incombente e spaziosa di quanto Todd si era figurato, ma intorno ad essa aleggiava un'impalpabile aura spettrale, accresciuta dal tintinnio tetro delle campane a vento che pendevano dalla tettoia e dal rugginoso cigolio dell'altalena sul prato. Damien staccò dal portapacchi un sacco a pelo arrotolato, passandolo a Todd con aria di solenne ironia, prima di indicargli la porta, il cui rettangolo dava su un'oscurità torbida. Verificarono che in quella zona ci fosse campo sufficiente per avviare le videochiamate di controllo. Dopodiché, Damien e gli altri due ragazzi augurarono buona fortuna a Tarantola Todd, prima di montare in sella le biciclette e fare dietro front, lasciandolo lì, da solo, circondato da alberi spogli che diffondevano ovunque gemiti legnosi, oscillando alle raffiche come fedeli adoranti che ondeggiano alla litania di un rituale. Dallo zaino, Todd estrasse una massiccia torcia, accendendola con una certa frenesia, consapevole di quanto in fretta le tenebre lo stessero fagocitando. Il raggio trafisse il buio, illuminando la veranda rialzata
e risaltando gli strati di graffiti che gli adolescenti di Midwich avevano lasciato sulla balaustra e sulle colonne a memoria della propria audacia. Chissà quanti avevano avuto l'ardire di varcare quella soglia oppure di dormirvi dentro. L'idea di essere il primo rinfocò il suo amor proprio, pensando che se a scuola avevano fatto tanto clamore per aver rimesso un ragno nel terrario, per quell'impresa sarebbe diventato un vero dio. Una raffica fredda fece turbinare le foglie morte attorno a lui e scompigliò le campanelle appese ai fili, producendo una musichetta sinistra, quasi funebre. Ripetendosi che era solo una casa vuota e che i fantasmi esistevano solo nei racconti di Stephen King, salì le scale e fu dentro, le scarpe che crocchiavano sopra i cocci di vetro della lunetta fracassata. Avanzò con cautela, perlustrando il primo piano con la torcia. Gli ultimi proprietari avevano lasciato lì gran parte dei mobili, devastati dall'assalto dei roditori. Il raggio luminoso scivolò sull'ampia bocca quadrata di un caminetto, e Todd si paralizzò quando nel cono di luce comparve una testa pelosa e irsuta, sormontata da grandi corna. Era solo il muso di un alce impagliato, realizzò con sollievo un istante dopo. Uno degli occhi di vetro pendeva dall'orbita vuota, agganciato da un tendine di ragnatele. Continuando a ripetersi che quella era solo una casa vuota, riprese a camminare. Il vento investiva l'abitazione a intervalli quasi regolari, facendo trasalire tutta la struttura, fischiando tra le tegole smosse e diffondendo crepitii legnosi simili allo scalpiccio di piccoli piedi incorporei. Dalla veranda, il tintinnio delle campane a vento continuava imperterrito. Todd si trovò alla base della stretta scala che conduceva al secondo piano ed esitò, incerto sul da farsi. In lui iniziò a crescere una sorta di morbosa curiosità. L'idea che casa Heber fosse stata teatro del più grave crimine di Midwich lo turbava ed eccitava allo stesso tempo. Tuttavia, mentre saliva i gradini cigolanti, non riuscì a sedare un intenso senso di panico. Raggiunta la cima, con la bocca secca, sbirciò il corridoio che scompariva nelle tenebre, la torcia levata in avanti. Quando quelle chiazze scure che sbocciavano sulle pareti vennero illuminate, Todd quasi urlò, temendo fosse il sangue fantasma dei figli di Jason Heber. Ma un attimo dopo comprese che si trattava solo di chiazze di umidità che avevano corroso la carta da parati, la quale aveva l'aspetto raggrinzito di pelle lacerata dalla decomposizione. Un brusio rapido e circospetto pervenne dalle intercapedini. Topi, con tutta probabilità. Il giovane avanzò illuminando le pareti, sperando e allo stesso tempo temendo di vedere affiorare il liquido rosso. La sua mente suggestionata continuava a pensare agli articoli letti online e si chiedeva quale orrore avessero provato le persone di fronte al massacro. Immaginò l'odore dolciastro e ferroso del sangue che si spargeva nell'aria, il torvo ronzio delle mosche sugli arti smembrati, il viso congestionato della signora Haber appesa alla trave, ancora intriso di pazzia. La porta della stanza matrimoniale emise un lamento quando l'aprì. La luce vi guizzò all'interno mentre una folata di vento faceva scricchiolare la porta. Posato sulla rete del letto, c'era un materasso smembrato dai topi e l'arredamento era costituito da pochi mobili imbozzolati nelle ragnatele. La grande finestra era oscurata dalle assi. L'odore era pesante e polveroso. In quel momento, una musica risuonò nel silenzio come uno sparo e Todd saltò sul posto, lasciandosi sfuggire un urlo stridulo che si diffuse riecheggiando lungo il corridoio alle sue spalle. Con il cuore in gola e un moto di stizza, estrasse il cellulare dalla tasca. Una videochiamata di Damien Baldwin. Todd sospirò. Sarebbe stata una lunga notte. Subito aveva cercato di dormire sul pavimento, ma nonostante il sacco a pelo fosse ben imbottito, la scomodità gli aveva fatto vincere il ribrezzo che nutriva nei confronti del materasso. Aveva verificato che l'interno non fosse un nido di topi e dopo, non senza disgusto, vi aveva deposto sopra il sacco a pelo, infilandocisi dentro, cercando di ignorare l'intenso puzzo di muffa che esalava da sotto.
l'unica fonte di luce era il flebile scintillio glaciale della luna, che sfuggiva tra gli interstizi delle assi che ricoprivano la finestra. Nel silenzio della casa udiva le scorribande dei topi e gli scricchiolii inquietanti del legno in assestamento, mentre fuori il vento sospirava incessante tra i rami e faceva trillare le campanelle a vento della veranda. La notte pareva protendersi all'infinito. Si sentiva stanco, eppure i suoi sensi erano tesi, pronti a ridestarsi al minimo suono ambiguo. I muscoli gli si irrigidivano ogni qualvolta udiva un rumore simile a passi furtivi, o quando le raffiche, scivolando nelle grondaie arrugginite, risuonavano come pianti di donna o lamenti di bambino. Un paio di volte, sicuro di non essere solo nella stanza, era scattato a sedere, trafficando con la torcia e puntando il raggio luminoso in un angolo vuoto. In qualche occasione era riuscito persino ad assopirsi, sempre che quel torpore agitato e infestato di incubi potesse definirsi sonno. Un suono lamentoso lo strappò proprio a uno di quei confusi dormiveglia. Gli occhi di Todd si aprirono in uno spiraglio. Sopra di lui il vento si infilò ancora tra le tegole, fischiando e gemendo. Ma non era stato quello a ridestarlo, piuttosto un rumore più acuto, rugginoso, come quello di cardini incrostati di sporco. La pelle d'oca gli raggrinzì la schiena, mentre realizzava di non essere più da solo, e questa volta non si trattava di una suggestione. Avvertiva chiaramente la presenza di qualcuno lì con lui. Il buio era denso, appena intaccato dai raggi di luna tra le assi, il cui lucore riverberava fiocamente sul piano marmoreo di un mobile. Sentiva un respiro pesante. Udiva il serico fruscio di una veste sul pavimento impolverato. Sotto il pesante miasma di muffa, polvere e legno vecchio, percepì un profumo gentile, il genere di essenza che userebbe una signora. Le raffiche colpirono casa Heber, facendola scricchiolare da un capo all'altro. Con la coda dell'occhio, Todd individuò una figura bianca all'angolo del suo campo visivo. La vide avvicinarsi lentamente, quasi senza suono, le pieghe dell'abito che si raccoglievano sul pavimento. Notò il lungo manico che scendeva verso il basso, fino alla piatta testa di metallo. Nel momento in cui, con un gesto lento, la figura alzava l'accetta, il terrore esplose dentro la testa di Todd, cancellando in lui ogni pensiero razionale, riducendolo a una creatura di puro istinto. Sulla sua mente calò una torbida tenebra rossa, nella quale le sue stesse grida riecheggiavano folli e concitate come quelle di un animale che lotta per la propria sopravvivenza. L'intera scuola partecipò al funerale e sui volti assiepati intorno alla fossa non c'era dolore, bensì apatica incredulità, come se il trauma fosse troppo intenso anche per le lacrime. La bara scese lentamente, accompagnata dal ticchettio frenetico della pioggia sul coperchio e sui gigli che la inghirlandavano. Tutti i presenti sapevano che quel fatto avrebbe segnato la comunità per molti anni, forse per sempre. La morte era sempre tragica, ma quando colpiva un ragazzo così giovane e in circostanze tanto assurde, diventava davvero incomprensibile. I giornali locali, golosi e impietosi, avevano dato un notevole risalto a quella notizia sconvolgente. Scherzo tra liceali finito in tragedia, declamavano i titoli. Sotto, quasi sempre, spiccava la foto del torvo viso di Damien Baldwin, incorniciato da untuosi capelli scuri. Negli articoli del Midwich Observe si poteva leggere come Damien e altri due amici avessero coinvolto il 14enne Todd Singer in una sorta di prova di coraggio, spingendolo a trascorrere una notte intera all'interno di una casa disabitata e dalla fama molto sinistra. Verso l'una, Damien e i suoi complici si erano recati ad Astrid Avenue in segreto per completare il piano. Con indosso una camicia da notte femminile, una parrucca e brandendo un'accetta di plastica,
Damien si era introdotto di soppiatto nel rudere, con l'intento di atterrire il ragazzo addormentato, impersonando lo spettro di Magdalene Harper. Si era persino sparso addosso del profumo da donna, per rendere più realistica e terrificante la propria apparizione. Ma le cose non si erano svolte come previsto. Avvinto da una crisi isterica, Todd aveva reagito con violenza anziché scappare, colpendo almeno 3 volte Damien alla testa con la sua voluminosa torcia elettrica. I medici avevano fatto l'impossibile, ma non c'era stato niente da fare. Oltre ai violenti traumi da impatto provocati dalla torcia, il cranio di Damien si era frantumato all'altezza della nuca contro il duro spigolo di marmo di un mobile, quando il liceale stordito era caduto all'indietro. Udendo le grida, gli altri 2 ragazzi che attendevano in corridoio intervennero, ma videro solo il loro amico steso a terra, che si contorceva e sbavava in preda a una crisi epilettica. Per quanto riguarda Todd, la sua condizione fu piuttosto delicata. Fisicamente non riportò alcun danno, ma per alcuni giorni rimase prigioniero di uno stato letargico e di apatia. Colpa dello shock, aveva spiegato il medico ai signori Singer dopo le prime visite. In parte era così, ma in parte la condizione di Todd derivava anche dal sangue che aveva visto affiorare dalle pareti della stanza da letto in quei concitati e spaventosi secondi, rivoli che si intrecciavano a formare l'accusa silente di Magdalene Haber, e nel trambusto generale aveva sentito, come provenienti da un mondo lontano ed invisibile, urla di bambini e risate folli di una donna.